I suoi genitori l'hanno abbandonata perché è nata con una strana malattia della pelle. Portare un bambino nel mondo è un miracolo, è una benedizione che non colpisce tutti allo stesso modo. Molte donne, infatti, darebbero tutto per essere madri e per motivi fisici o di salute non possono. Sfortunatamente, alcuni genitori abbandonano crudelmente i loro figli quando non risultano come si aspettavano, solo perché non soddisfano le aspettative convenzionali della società. Una bambina di appena 2 settimane è stata rifiutata dai suoi stessi genitori perché soffriva di una strana malattia della pelle, che la faceva sembrare molto rugosa. Ma grazie al suo nobile nonno, questa dolce bambina avrà la possibilità di ricevere amore e accoglienza in una casa. Come ogni bambino merita. Il bambino è nato prematuramente nell'India occidentale ed è nato con un peso ben al di sotto del normale. Oltre alla condizione della sua pelle, il suo aspetto generale era molto strano. È stato impressionante vederla. In alcune parti del mondo, anomalie o malattie sono legate all'umiliazione e alla paura, che genera rifiuto. Questo rifiuto è causato dall'ignoranza o dalla mancanza di istruzione. Creature innocenti pagano le conseguenze di qualcosa di così deplorevole. La speranza sembrava essere persa per la povera creatura, poiché sua madre e suo padre erano così colpiti dai pregiudizi della società che decisero di abbandonare la loro stessa figlia. Sarebbe stata parte di una famiglia in cui avrebbe avuto la compagnia di una sorella maggiore di 3 anni. Fortunatamente, non tutto era perduto per lei, poiché suo nonno di 50 anni si è sentito compassionevole e ha deciso di darle una possibilità in questa vita. Quell'uomo, di nome Dilip Dode, prese le redine della vicenda e si assunse la responsabilità di prendersi cura della piccola, al posto del figlio, che crudelmente l'aveva abbandonata. Non è colpa sua se è nata diversa dagli altri bambini, non la abbandonerò semplicemente perché ha una malattia, ha detto Dilip. La gentilezza e gli auguri nei suoi confronti non finiscono qui, poiché aveva bisogno di cure mediche urgenti e costava un sacco di soldi, il Vadi Hospital si offrì di coprire tutte le spese mediche e diede al nonno un posto dove stare durante le cure. Gli specialisti hanno affermato che la causa della sua condizione era la crescita tardiva dell'utero, il che implica che il feto non può svilupparsi bene, nel suo corso naturale. Molte volte ciò è dovuto a una cattiva alimentazione o alla mancanza di ossigeno. Tuttavia, stanno facendo tutti i test necessari per sapere cosa fare e qual è il suo stato attuale. Stanno pensando di fare una mutazione cromosomica. È un peccato che questi stigmi esistano in alcune società, è impressionante che in questo secolo cose del genere continuino ad accadere a causa della mancanza di conoscenza e istruzione. Come fanno una madre e un padre a prendere la decisione di non crescere la figlia, perché c'è qualcosa di strano nella sua pelle? È un bene che ci siano anche persone come il nonno o le persone in ospedale, che non hanno permesso alla bambina di stare da sola. Condividi questa storia impressionante con i tuoi amici, confidiamo che la ragazza crescerà circondata dall'amore che merita nonostante l'assenza dei suoi genitori. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.